Amici telespettatori, io sono in compagnia del sottosegretario all'economia Antonio Gentile. Benvenuto senatore, ben ritrovato nei nostri Grazie, studi. grazie. Lei è tornato appunto da poco da Roma e parliamo di un patto importantissimo. Proprio ieri è stato sottoscritto appunto questo patto federativo nazionale tra Alternativa Popolare e il Coraggio di Cambiare l'Italia, insieme ovviamente al presidente nazionale Angelino Alfano. Le ragioni di questo patto? Beh, è un primo esempio di conurbazione politica, diciamo, fra due forze politiche, Alternativa Popolare, che ha una taratura nazionale ed un partito importante, appunto il Coraggio di Cambiare, che in Calabria, in Italia è rappresentato, anche in Calabria fortemente presente attraverso la figura dell'onorevole Graziano. Si è lavorato insieme da mesi su tante questioni e era necessario che, insomma, questo continuo lavorare a fianco portasse anche a delle conclusioni politiche. Quindi la prima è costituire insieme un'asse che rafforzi l'idea che il centro italiano ha bisogno di tutte queste forze che sono un po' disperse, che invece hanno bisogno di una rappresentatività anche parlamentare ed anche elettorale. In secondo luogo, perché i temi sui quali si fonda l'accordo sono soprattutto temi squisitamente politici, cioè allargare l'area moderata, liberale, riformista del nostro paese, uscire fuori dai blocchi. Da questi blocchi di centrodestra a guida leghista, a trazione leghista e centrosinistra, e lavorare su un'area in piena autonomia. È naturale che tutto questo avrà una ricaduta positiva anche sul livello regionale della Calabria, perché l'Alternativa Popolare in Calabria e anche il Coraggio di Cambiare sono due forze che hanno espresso già in precedenti elezioni un grande bagaglio politico, elettorale, e quindi queste forze insieme potranno fare la differenza rispetto ad altre per raggiungere gli obiettivi della rappresentanza politica ed elettorale. Poi su Calabria c'è tanto da dire e insieme credo possiamo fare ancora tante battaglie. Ne abbiamo iniziate alcune sull'ospedale, sulle ZES, sulle questioni che riguardavano delle zone emarginate nel nostro territorio, la Locride. Continueremo ancora insieme a proporre delle soluzioni politiche alle gravi emergenze della Calabria. Ecco, senatore, per quanto riguarda invece la legge elettorale, secondo lei il ritorno all'uninominale può essere un primo passo verso il ritorno alle preferenze? No, questa legge è una legge, a mio giudizio, parlo sempre in prima persona, quindi è una legge di transizione, cioè si è fatto di tutto per omologare i due voti elettorali della Camera e del Senato. Quindi un primo successo è stato quello di avere uniformato una legge che valeva per tutte e due le Camere. E in secondo luogo c'è in questa legge una buona sintesi di proporzionale insieme al maggioritario, quindi questa volta un terzo degli eletti sarà a suffragio uninominale, quindi maggioritario, e due terzi sarà a suffragio proporzionale. Che vuol dire? Che in effetti. Ecco, spieghiamolo, senatore, perché ancora c'è un po' di Sì, confusione perché per rispetto. esempio, prendiamo l'esempio della Calabria. In Calabria avremo fra 7-8 collegi uninominali maggioritari alla Camera e da 3-4 uninominali al Senato. E probabilmente le ripartizioni territoriali saranno fatte nei prossimi 30 giorni, a partire da oggi, che è stata appunto la legge approvata dal Presidente della Repubblica, e ci saranno delle ripartizioni territoriali a seconda delle aree, secondo me, tradizionali delle vecchie province, verso le quali sicuramente ci sarà la rappresentanza parlamentare da eleggere. Quindi 7 o 8 alla Camera e 3 o 4 al Senato sull'uninominale, sul maggioritario, cioè si scrive il nome, c'è già scritto il nome sulla scheda della coalizione che si presenta al corpo elettorale, e poi invece i due terzi sono sul proporzionale rappresentati dai partiti Dai partiti. politici, e attraverso quelli poi ognuno sceglie i propri rappresentanti, che verranno anche lì elencati in misura del 60% di sesso maschile e 40% di sesso femminile. Quindi c'è anche un'equa rappresentanza, diciamo, fra i due sessi, che è un principio Mi pare fondamentale, no, anche della giusto. nostra Costituzione, è giusto che sia così.
Ecco, senatore, restiamo sulle politiche, appunto sulle elezioni politiche. Secondo lei, quali possono essere i possibili schieramenti, anche in ragione degli incontri proprio fra Berlusconi, la Meloni e Salvini dei giorni scorsi? Ma, loro hanno un momento dovuto al fatto che il Nord un po' tira molto la Lega e la Lega fa pesare i suoi voti. Questa volta non è la Lega di Bossi, è una Lega aggressiva. Ma è una Lega comunque incisiva. È una Lega aggressiva, anti-europeista, anti-euro, anti-immigrazione. Hanno scelto dei temi populistici che affascinano molti elettori, che però non risolvono i problemi. Cioè, come dire, dare la caccia a chi governa, ma non risolvono le nostre questioni del paese, perché facendo così in altre parti sono successe solo sconguassi e non costruzioni politiche. Noi poi siamo quella parte che vuole costruire la politica rispettando le leggi, rispettando le regole del sistema, certo, affrontando anche questi temi delicati che dovranno avere, come detto, una risoluzione. Oggi sono ripartiti gli sbarchi, questi sono problemi immani che non può risolvere certo la Lega con i loro proclami e le loro usanze che sono soprattutto improntate ad offendere un mezzogiorno come il nostro che invece cresce, vuole crescere in piena autonomia. E insieme alla Lega purtroppo troviamo Berlusconi, che questa volta, una volta era alleato di Bossa, adesso è alleato di Salvini e c'è una forte competizione, come vede, fra i due partiti. Io penso che prevale la linea di Salvini e per queste ragioni difficilmente si troveranno accordi con noi. Invece il Partito Popolare Europeo, che vede Berlusconi rappresentante, Alfano, Lupi, la Lorenzin è sottoscritto sempre nel Partito Popolare Europeo, non riescono ad incontrarsi, non riescono a dialogare, appunto perché ci sono questi veti potenti e possenti della Lega ai quali si aggiungono poi quelli di Fratelli d'Italia. Ecco, senatore, spostiamoci un po' sulle politiche regionali. La ZES, zona economica speciale, si parte dal porto di Gioia Tauro, ma le altre aree territoriali candidate che destino avranno? No, non ci sono candidati, cioè la ZES l'abbiamo ripetuto, l'ho ripetuto sia a Locri che a Rosarno in dei convegni pubblici, la ZES è una zona economicamente vantaggiosa attraverso la quale si avranno dei benefici sia fiscali sia a burocrazia zero. Il governo ne ha individuato una per ogni regione e per la Calabria ha scelto Gioia Tauro, quindi la ZES rimane unica e sola Gioia Tauro. Naturalmente la mia proposizione è quella di dire, avendo noi degli svantaggi sul piano economico e sul piano anche sociale, c'è una ragione per la quale chiediamo che questa ZES allarghi il perimetro delle funzioni economiche. Quindi, poiché Gioia Tauro abbraccia solo una fascia di popolazione che si riduce a 20-30 mila unità, mentre le altre ZES, prendiamo esempio Napoli, sì, perché c'è una necessità oggettiva, prendiamo esempio Napoli o Palermo, abbracciano aree nelle quali convergono milioni di persone. Vaste. Io ho detto ai miei amici parlamentari, prima a quelli del mio partito, il senatore Iella ha già presentato un emendamento, ma lo presenteremo non solo nella finanziaria, ma anche nel decreto fiscale e anche nel milleproroghe se necessario, perché la Calabria deve avere uguali diritti rispetto alle altre regioni, per due ragioni fondamentali. Primo, perché la Calabria è una regione che ha una popolazione inferiore a 2 milioni di abitanti e in secondo luogo è la regione più povera d'Europa. Allora, se gli Stati non vanno incontro a queste prerogative, non fanno per intero il loro dovere, ecco perché mi permetto di insistere nel dire che non solo la ZES deve funzionare nei porti, per esempio Corigliano fa già parte dell'autorità portuale di Gioia Tauro, ma deve avere gli stessi benefici di Gioia Tauro e così lo devono avere quelli di Catanzaro, ma così lo dovrebbero avere anche, secondo me, i porti di Vibo, di Villa San Giovanni, cioè ovunque c'è attività connessa al porto di Gioia Tauro, i privilegi e i vantaggi devono essere uguali per tutti i calabresi. Ecco perché mi permetto di insistere e dico che di fronte a questa battaglia, che non sarà né breve né corta, c'è bisogno che la classe politica meridionale mi dia sostegno, perché io nel governo l'ho già sottoposta, avremo sicuramente difficoltà, ma sono sicuro che se tutti insieme lottiamo, cosa che accade purtroppo di rado nel nostro mezzogiorno, io credo che i risultati
tosto tardi arriveranno. Ecco, senatore, è stato chiarissimo. A proposito di aiuti, ha chiesto appunto anche il sostegno della Regione Calabria rispetto a questa sua posizione. Non posso non chiederle un giudizio appunto dell'operato della giunta guida Mario Oliverio. Guardi, la situazione calabrese, voi cittadini la conoscete meglio di noi politici, perché la vivete ogni giorno attraverso le funzioni sociali che svolgete, quindi tanta parte di società è riluttante e non riesce ancora a sintonizzarsi con la giunta regionale. Questo è il vero problema, cioè questo stacco netto che c'è fra il popolo e l'establishment che guida la regione. Dovrebbe essere colmato questo vuoto. E purtroppo ancora non ci siamo. Non ci siamo perché, prima di tutto, i finanziamenti che arrivano non sempre vengono celermente spesi. Lei ha visto l'ultima ricerca di qualche giorno fa, fatta da alcuni ricercatori calabresi, i quali affermano che la Regione Calabria in questo biennio ha avuto finanziamenti più di tutti gli altri governi dal dopoguerra ad oggi. Però questi finanziamenti li dobbiamo portare a regime, cioè li dobbiamo spendere, perché solo così blocchiamo l'emigrazione giovanile, fermeremo e tenteremo di fermare i nostri cervelli in Calabria, lavoreremo perché queste larghe fasce di giovani trovano nell'apprendimento sì la loro capacità, ma anche nel lavoro che manca. E quindi tutto questo, secondo me, non c'è una responsabilità oggettiva del Presidente Oliverio, c'è una responsabilità della struttura regione, certo, che non riesce a dare risposte a questi drammatici problemi del Paese. Quindi non si tratta di individuare un capro espiatorio, perché le giunte anche di centrodestra a volte hanno fallito, a volte hanno fatto bene. Però la verità vera è che, insomma, nessuno riesce a capire che in Calabria bisogna fare squadra, veramente squadra, stare uniti, e su alcune tematiche emergenziali non c'è bisogno di dividersi, perché se noi siamo uniti siamo più forti, è naturale, questa è una legge della natura. Se affronti un ostacolo e lo affronti insieme ad altri è più facile che lo superi, se viceversa ognuno va per proprio conto difficilmente potrà ottenere risultati. La mia aspirazione è quella di dare questa forza non solo quindi all'area moderata della mia Calabria e della regione della quale sono orgoglioso da calabrese parlarne, perché è una regione che merita più attenzione da parte dei governi, ma io penso che in questi ultimi anni la sta avendo, ma merita anche che le strutture regionali funzionino a pieno regime e che non disperdano più i finanziamenti che pure arrivano, e che questa volta non possiamo proprio attribuire responsabilità a nessun governo se non a quello ultimo, che ha fatto tantissime cose a favore della Calabria, che però non riesce ancora ad avere risultati concreti. Ecco, senatore, in chiusura, i calabresi che lei incontra, che cosa le chiedono e che cosa le dicono? Guardi, io sono un uomo di popolo, quindi per uno come me non è difficile incontrare i calabresi e parlarci quando ne hanno voglia. Molti ovviamente li troviamo molto risentiti per la situazione della Calabria. Molti intelligenze calabrese capiscono che invece c'è bisogno di unità e di capire che, insomma, tanti problemi li risolviamo noi calabresi, perché a volte queste cose si aggravano soprattutto perché noi non ci mettiamo la buona volontà, né politica né sociale. Molti scappano perché hanno il diritto anche a scappare da questa terra, perché non riescono ad avere le condizioni minime di vivibilità. Però c'è una lamentela dovuta al fatto che, insomma, noi non riusciamo a mettere le chiavi sulle tre questioni essenziali della Calabria, cioè l'occupazione giovanile, non riusciamo a dare risposte, e questa è una ragione per la quale si dovrebbe fare un piano straordinario sull'occupazione giovanile in Calabria, utilizzare le leggi a pieno regime. Qui basta niente perché le leggi si fermino, cambiano un direttore o bloccano un direttore, si fermano i processi. In questi giorni si devono fare delle selezioni per migliaia di giovani, so che si sono bloccate perché il direttore è stato sostituito. C'è tutte, ma questa cosa non dovrebbe assolutamente queste forme di burocrazia eccessiva, assieme ai mali annosi e atavici della nostra terra, no, è una miscela esplosiva. Per la Calabria è una miscela esplosiva. Noi dobbiamo superarla questa fase, perché non se ne può più, insomma, e non è giusto peraltro che una regione bellissima come la Calabria, con un potenziale straordinario, con un potenziale straordinario sul piano turistico, sul piano della ricerca, sul piano della scienza, sul piano della cultura, i centri, i siti di eccellenza che abbiamo in Calabria, che sono
fra i migliori d'Europa, insomma, avendo tutte queste... Ne potremmo dire tante, senatore. Bravo. Queste tante. Ricchezze non riusciamo a portarle alla luce. Abbiamo purtroppo terminato il nostro tempo, grazie per essere stato grazie. Con noi. Grazie. Ringraziamo il sottosegretario all'economia, appunto, Antonio Gentile. Noi ci vediamo nelle prossime interviste di Calabria News 24. Grazie ancora grazie. E buon lavoro. Grazie.